La pagina della cultura torna ad esporre in pubblico il pittore tranese Nicola Nuzzolese. Fino al 10 settembre, infatti, a Palazzo Palmieri, l'artista presenta i suoi lavori di grafica dal titolo L'emozione oltre lo sguardo, sulle orme di Philip Huckert. Ascoltiamo. Oltre 200 anni dopo Huckert, c'è un altro artista che prova a ricostruire la bellezza dei porti pugliesi. Perché è nata questa idea? È nata perché mi ha veramente affascinato i lavori di Huckert, che sono delle tele enormi, 2 metri, 2 metri per 1,50 m. Ed è stata una sfida ritrovare l'attualità e le modifiche che hanno subito questi luoghi a distanza di 200 anni, ovviamente disegnandoli alla mia maniera, non olio su tela, ciò che ha fatto Huckert. Ecco, qual è invece la sua tecnica? La mia è una tecnica mista con tre fondamenti: matita, penna fondamentale e pastello sanguigna. L'aspetto forse più sorprendente per chi osserva questi dipinti è notare che ci sono alcuni porti che hanno mantenuto di fatto la stessa fisionomia che avevano oltre 200 anni fa, altri che invece hanno mutato quasi completamente l'immagine. Sì, questo è vero. Infatti, in Trani si osserva veramente in maniera abbastanza dettagliata, che è rimasta quasi integra. Infatti, si notano nel dipinto di Huckert si nota la chiesa di Santa Teresa e la Madonna del Carmine. Questa parte, se la si guarda oggi, è rimasta quasi integra, ovviamente con i manufatti leggermente modificati. Altri porti un po' meno. Bicelli è rimasto quasi un po' integro, lo stesso di Casi Taranto, ovviamente con le strutture modificate, però l'impostazione è rimasta quasi integra, uguale. Sono lavori che hanno portato via tanto tempo perché sono fatti con pazienza, mattone per mattone possiamo dire. Ecco, quanto tempo ci ha messo per creare tutti questi dipinti? Ma il tempo non lo posso quantizzare perché sono fatti a tappe, non è fatto in maniera continua, perché altrimenti non si potrebbe, perché il tratto poi, lavorando continuamente un certo numero di ore, si perde la linearità del tratto. E ne ho passato tanto tempo, non posso quantizzare quanto, ma diverso tempo, in tappe differenti, insomma. L'altro aspetto importante è lo studio della prospettiva, perché abbiamo visto che è come se lei fosse riuscito a realizzare delle diapositive vere e proprie dell'esistente. Sì, è molto interessante questo, almeno nei miei lavori, lo studio della prospettiva e la ricerca di viste particolari che suscitano emozioni. Ovviamente i lavori vanno impostati dal vero, i dettagli vanno fatti ovviamente fuori linea perché non si potrebbe, diciamo, c'è bisogno di un supporto stabile per poter ovviamente lavorarci. Orari e fin quando potremo ammirare a Palazzo Palmieri questa splendida mostra? Fino al 10 settembre, la mattina dalle 10:30 alle 13 e la sera dalle 18:30, 22:30, 23 anche.